Vai. C'era questo re che mangiava solo pesce. Poi arrivò una stagione in cui la stagione secca fu molto più pesante del solito e tutti i pesci, tutti i fiumi si consumarono, tutti corsi d'acqua. E quindi non c'era pesce. E così il re mandò dei griot ad annunciare che chiunque gli avesse portato del pesce avrebbe ricevuto una grande ricompensa a scelta. Così un giorno un paesano arrivò nel palazzo del re con un sacco. Arrivato davanti al palazzo reale, la guardia lo fermò e gli domandò che cosa avesse nella borsa. E così il paesano gli spiegò che aveva portato del pesce per il grande re. E così la guardia provò a farsi dare il pesce, ma il paesano rifiutò. Solo per il re, ma la guardia non lo faceva passare. Provò a comprarlo lui il pesce, ma il paesano rifiutò, perché il pesce era stato portato solo per il re. Così la guardia chiaramente il paesano, dicendogli a questo punto che lo lasciava passare solo se il paesano accettava di dividere a metà la ricompensa che avrebbe ricevuto. Dopo essersi accordati, la guardia lo lasciò entrare e quando il paesano fu faccia a faccia con il re, annunciò di aver portato del pesce e il re subito diventò felice e diede l'ordine di cucinare subito il pesce perché non vedeva l'ora di mangiarlo. E subito dopo si ricordò della promessa che ha fatto al paesano. E così il paesano poteva dire quale ricompensa volesse. Con la sorpresa di tutti, il paesano domandò 500 colpi di bastonate. E il re si stupì, perché pensò che il paesano fosse pazzo. Come puoi chiedere a tutto il mondo e domandi 500 bastonate? Beh. Ma diede l'ordine di bastonarlo. I suoi servitori qualificarono il paesano e gli diedero i colpi, ma quando arrivarono a 250 si fermò, disse basta, io ho ricevuto la mia parte, disse il paesano. E ancora una volta il re si stupì di questa altra richiesta e dice ne facciamo delle restanti 250. E così il paesano gli raccontò come la guardia l'ho lasciato passare. Così il re andò su tutte le furie e diede l'ordine di portare subito la guardia, che lo portarono davanti al re e senza dirgli niente lo caricarono per terra e gli diedero 250 bastonate.